Ora che il percorso è libero, possiamo uscire dal palazzo. Oh! Qualcosa si è sbloccato. Resta al tuo posto. Entra, abbiamo molto di cui discutere. Abbiamo sì molto di cui discutere. Perché ora, se è tutto come mi ricordo, riceverò un premio interessante. Eccoti, prigioniero! Il padrone ammira i progressi della tua riabilitazione e ti ha concesso l'uso di un rituale speciale. Yes, cazzo, sei quello che penso, sì! È la forca, utile per rinforzare le abilità delle tue persone. Sì, sì. Che questo, unito alla... come si chiama? All'allarme, è quello che a me serviva. È quello che a me serviva. Però ci serve Chiaia a livello 8 per averla al massimo. Dannazione Chiaia. Puoi rivolgere ulteriori domande su questo rituale direttamente al nostro padrone. A quanto pare è disposto a creare altri rituali se la tua riabilitazione andrà come previsto. Impegnati, prigioniero. A me, sai che me frega. L'importante in realtà era avere la forca. Con la forca siamo potenziati. Ok, voglio già sfruttare il fatto che siamo qua dentro per fondere Alat a Lakshmi per fare il nostro Fafnir. È vero, potrei usarlo durante l'allarme per potenziarlo, ma detto sinceramente, mi cambia realmente poco in questo momento. Perché a noi serve ricchezza del loto, poi ci serve il vento, l'elettricità, il nucleare già ce l'abbiamo, assorbe fuoco già c'è, ci manca il ghiaccio e lo psichico. Ok, poi questi glieli daremo. Facciamo signore della magia e danza di ali, che tanto in realtà queste due cose a noi non ci servono. A noi ci servivano solo le protezioni, che quindi ci manca quella del ghiaccio e quella dello psichico, abbiamo detto. Ma assorbi psichico non te lo posso insegnare, devi apprenderlo da qualcuno. Ed è per questo che la forca ci sarà utile. Il punto è però, Fafnir, chi è che apprende assorbi psichico? Il nostro amico Yoshitsune. Te lo devo insegnare da lui, sia quello dello psichico che quello del ghiaccio. Ma volendo possiamo ovviare la cosa mettendoti a nulla per ora. Con Kali, che certo mi costa un pochino. Figa, sto rasentando meno del milione, sono partito con 99999. Madonna mia quanto sto spendendo sto gioco. Trasmutiamo Kali in annulla psicocinesi. E questa sì, dovrei insegnarla a Yusuke, che non si sa mai che possa essere utile. Però in realtà non ci servirà oltre questa. Quindi Fafnir annulla psicocinesi, quindi ci manca solo annulla ghiaccio o assorbi ghiaccio. E abbiamo rifletti ghiaccio, perfetto, anche se assorbi sarebbe meglio, ma sti cazzi detto sinceramente. Al posto di una roba qualsiasi per ora, ecco a te. E ora anche Fafnir, come Alate Yoshitsune, riflette, blocca e assorbe tutto, è inattaccabile. Però voi direte, sì, ma a cosa ti serve ricchezza del loto? Tra poco ve lo mostro. Ora ci mancano solo tre carte, di cui due ci servono durante l'allarme. E ora l'allarme non ce l'abbiamo, ovviamente. Prendiamo Arianna Picaro, che per fortuna stavolta ci costa zero. La trasmutiamo in Automataru. Grazie. E anche Automataru lo insegniamo a Fafnir. Ehi, Joker! Assurda la tranquillità con cui te ne stai immobile con questa arsura. Io sto crepando. Per forza, e hai un chiodo di pelle che mamma mia ti si sarà fuso con la pelle, santo cielo. Poi tu ti lamenti, ma pensa a loro due che sono rimasti qua fuori mentre noi eravamo al fresco. Automataru, Fafnir, perfetto. Che tra l'altro... ah no, pensavo di averne due. Ho detto cosa? Comunque, lo mettiamo al posto di Gigantomachia. Ecco a te Fafnir. Perché questo? Perché insieme ad Automataru, Automaraku e Automazuku, Fafnir diventerà la persona che ci buffa fin dall'inizio della partita. Quindi lui sarà la prima persona che avremo sempre attiva. Ovviamente in questo momento le statistiche saranno da migliorare, saranno da portare tutte quante al 99. Però
con un attimo di calma ci arriveremo. Quindi ci mancano solo altri auto 2 che ci mancano. E poi c'ho uno slot libero. C'ho uno slot libero che non ho idea di cosa usare, detto sinceramente, visto che non usa attacchi, non usa magie, cosa dobbiamo fare? A sto punto metterei danza di ali, così nel caso mi attaccano con lui ho molto più possibilità di evadere l'attacco. Ed è qui che entra in gioco Shiaia, purtroppo. E dico purtroppo per il semplice fatto che io speravo che quell'abilità lei me la desse fin dall'inizio. E invece no. E invece no, dobbiamo arrivare all'8. Il che vuol dire fare anche la sua missione nel memento. Questo mi porta a due opzioni. O arriviamo subito al 7, quindi attiviamo il memento e facciamo la sua missione, oppure per potenziare tutte quante le persone che ci servono dovremmo aspettare ancora. Va bene, se non ci chiama nessuno in questi giorni direi di andare nel memento poi allora. La porta cognitiva è chiusa, dobbiamo tornare indietro? Già, dobbiamo per forza tornare indietro. Ritorno al mondo ideale dal palazzo di Futaba, grazie del lavoro svolto. Grazie a te telefono. Richiesta, sì, tutte belle cosine. Guarda un po', tutto sbloccato. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra. Ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Hai ragione, e una volta inviata resta solo da rubare il tesoro. Dobbiamo farcela. Decidi tu quando inviare la lettera di sfida, Joker. Cerchiamo di farci trovare pronti per allora. Bravi ragazzuoli. Pioggia torrenziale. Ancora nessuna risposta da me, Jed, da parte dei ladri fantasma. Dunque, che cosa ne pensi? È molto probabile che i ladri fantasma non dispongano di mezzi necessari a contrastarli. Dopotutto, Medjed è un avversario molto diverso da quelli che hanno affrontati finora. La scelta migliore che possano fare è rivelare le loro identità prima che vi siano altre vittime. Ha colpito un tasto dolente, ma noi li batteremo. Già. Pioggia torrenziale, questo vuol dire che non posso uscire? Oggi sei stato bravo, sei stanco? Minchia. Lettera di sfida pronta. Sei stato una scheggia. Beh, ne ho già scritte 3 prima di questa, no? Ma se l'ho dettata quasi tutta io. Dettagli. Che ruffiano, Ryuji. La vera domanda è quando andare da Futaba. Beh, credo che debba decidere il leader. Chi è il ruffiano ora? E comunque è compito suo, non credi? Certamente, non possiamo far altro che proseguire. Decidi tu, Phoenix. Beh, a quanto pare ti è stato scaricato un barile notevole. Ma rimuginare è inutile ora, dobbiamo farlo. Appena deciso, dai il solito ordine al ritrovo. Io non so se con la pioggia torrenziale Kawakami viene, però potrei anche occupare la serata leggendo il libro del biliardo, già che ci siamo. Va bene, leggiamo il libro del biliardo. Devi usare il locale per qualcosa. Beh, non lasciare in disordine e io me ne vado a casa. Buona serata, Sojiro. Ciao. Immagino di essere un intrattenitore. Guarda questa immagine, è fondamentalmente uno spettacolo, visto quanto sembra folle. Già, è interessante. Molto bello. Hai finito di leggere Il Mago del Biliardo. Non pensavo che il giocare a biliardo fosse così divertente. Il libro ha persino una descrizione dettagliata e delle immagini sul tiro massè che stiamo cercando di imparare. Ma dovremmo appurare se sei davvero in grado di farlo anche tu. Giochiamo un giorno di questi. Già, dovremmo farlo. Beh, penso che dovremmo andare a dormire. Stare svegli fino a tardi non fa bene alla salute. Già. E abbiamo occupato la giornata in modo interessante, Morgana. Minchia che tempo, e ora c'è il sole incredibile. Qualcuno mi ha scritto? Mandiamo la lettera di sfida? Yusuke. Sei interessato a mandare la lettera di sfida, vedo. Beh, sembrerebbe che oggi non ci sia nessuno nei paraggi che ha bisogno del mio aiuto. Sono già andato a vendere tutta la roba che non ci serviva, quindi sono andato al negozio di soft air a vendere tutti gli oggetti, sono andato al negozio di vestiti a vendere tutti i vestiti, e già che c'ero al negozio di soft air, ho cercato di prendere una razione militare che voleva sto tizio. Dov'è quel giovanotto? Eccoti, che piacere rivederti. Aspetta, è una razione militare. Pronta allo scambio? Facciamo uno scambio. Grazie per l'aiuto, ecco qua la fattorizzazione. Questo libro non l'ho mai preso perché non sapevo che ce lo desse lui.
ma cercando, ho visto che ci aiuta ad aumentare i punti che otteniamo con lo studio. Un po' tardi, ma è sempre meglio di niente. Quindi questa è razione militare, prodigio della tecnologia giapponese. Questa razione è considerata una vera e propria delizia tra i soldati, ma ora è nelle mani di semplici civili. Ancora grazie, attenderò con piacere il prossimo scambio. Ovvero da domani in poi. Quindi, visto che non ci vuole nessuno oggi, andiamo al sottopasso a farci duplicare una carta da Yusuke, che non c'è. Benissimo, bravo Yusuke. E allora ti rispondo al telefono. Dovremmo radunarci tutti quanti. Allora, cosa vuoi fare? Ci raduniamo a ritrovo per spedire la lettera di sfida? Direi che è un'ottima idea. Andiamo al ritrovo. Va bene, vengo subito al ritrovo. Bravo Yusuke. Quindi, quando entriamo nella stanza di Futaba, non ha molto senso starci ancora a pensare. Già, io ho pronta la lettera di sfida, fammi sapere quando è deciso. È un caso diverso dagli altri, consegneremo la lettera personalmente a Futaba. Una volta consegnata la lettera, entreremo subito nel palazzo. Non ci sarà tempo per prepararsi, quindi fate in modo di farvi trovare pronti per allora. Benissimo allora, visto che non abbiamo nulla da sistemare, inviamo la lettera. Sei sicuro che siamo pronti? Dovremmo entrare nel palazzo di Futaba non appena avrà visto la lettera di sfida. Lo so, andiamo. La missione sta per finire. Oh, allora sei pronto a farlo? Pare che stavolta tocchi a me sbloccare l'entrata. Perdonami, capo. Però, come convinceremo Futaba a lasciarci entrare nella stanza? Nemmeno il capo può metterci piede. Saremo sinceri. Sì, mi sembra la cosa più giusta da fare. Conosci un metodo? Penso sia piuttosto semplice. Futaba non sa cosa facciamo all'interno del suo palazzo, giusto? Quindi, se le diremo che siamo venuti a rubarle il cuore, ci aprirà sicuramente la porta. Tutto qui? Futaba vuole avere un risveglio del cuore. Dopotutto è stata lei a contattarci per questo preciso intento. Quello stesso desiderio dovrebbe indurla ad aprire la porta. Sicuramente funzionerà. Hai ragione. Dovremmo provarle a parlare, di sicuro capirà. Ok, io credo in Futaba. Avanti, diamoci da fare. Bravo. Bravo Ryuji. Ho appena visto un simbolo che sembrava un gioco della Valve, ma non ne sono sicuro. E questo cos'è? Un occhio? E da dove salta fuori? Che cazzo? Ehi! E tu chi sei? Sono l'altra te. È un'allucinazione, è diversa dalle altre. Per quanto ancora continuerai ad accusare te stessa e isolarti dal mondo? Accusare me stessa per cosa? Per la morte di tua mamma? Non credi che sia arrivato il momento di comprendere la verità? Di comprendere quello che è successo davanti ai tuoi occhi? Quello che è successo a tua madre? La verità? Perché hai deciso di affidarti ai ladri fantasma? Beh, cosa farai? Ti rinchiuderai e starai ferma ad aspettare? Hai intenzione di distogliere lo sguardo dalla verità? Se le cose stanno così, li ucciderò nel tuo mondo. Oh no, non ucciderli! Cosa dovrei fare? E adesso noi, Futaba, aprici! Ancora qui, spero mi perdonerai, capo. Non ci sono dubbi, questa è la stessa porta che abbiamo visto nel palazzo. Ehi Futaba, sei lì dentro, vero? Ti prego, rispondi. Non credo che risponderà. Alibaba, sappiamo che sei lì. Puoi risponderci anche via chat, però ti prego, fallo. Ecco fatto. Avresti dovuto dirmi che avevate intenzione di venire qui. Per risvegliare il tuo cuore dobbiamo chiederti di aprire la porta. In caso contrario non potremmo farlo. Per favore, facci entrare. Non posso, non sono mentalmente pronta. Devi farlo però. Facile dirlo per voi. L'altra te del tuo cuore ci ha detto di fare in modo che la aprissi. Nel profondo tu vuoi aprire questa porta, non è così? L'altra me? Esatto. Noi stiamo cercando di mantenere la promessa, ma quella che resiste sei tu. Datemi un po' di tempo. 10 secondi.
È troppo poco, almeno qualche minuto, per favore. Va bene, ma se dovesse tornare il capo, butteremo giù la porta a calci se necessario. Tempo scaduto, Alibaba. Va bene, adesso apro. Clicchete. Dobbiamo cambiare la sua cognizione. Meglio prevenire che curare. Dunque deve essere lei a invitarci nella stanza. Per favore, Futaba, apri la porta. Ok, entriamo. Sì, entriamo, forza. E questo cos'è? Medicina, informatica, biologia, psicologia, tutti i testi scientifici. E resta chiusa tutto il tempo in una stanza del genere. Futaba dov'è? Dove si sarà nascosta? Nell'armadio? Vuole proprio starsene rinchiusa fino alla fine, eh? Anche se la porta è aperta, resteremo bloccati di nuovo nel metaverso. Scommetto che attorno al tesoro troveremo un recinto o altre cose del genere. Non ha alcun senso, spiegatevi! Ehi, ha parlato! È necessario alterare la tua cognizione o non riusciremo mai a rubarti il cuore. Anche se glielo spiegassimo, dubito fortemente che riuscirebbe a capire. Quindi la mia cognizione è un ostacolo e vi tiene lontani dal nucleo del mio mondo cognitivo. Cosa? L'ha capito! Come sai tutte queste cose? Chi sei? Perché ti fai chiamare Alibaba e rendi tutto più complicato? Se volevi il nostro aiuto, bastava chiedere. Mi vergognavo. Eh? Chiedo scusa, non ho capito. Perché mi vergognavo? Credo di aver capito. Chiedere aiuto a qualcuno non è così semplice. Futaba, puoi dirci di più? Come sai del mondo cognitivo? Lo sapevo e basta. Oh, ora ricordo. Ho sentito anche il capo parlare di cognizione o sbaglio? Dite che ha a che fare con quella tizia che gli stava facendo il terzo grado. Forse sua madre stava svolgendo delle ricerche riguardanti quella scienza cognitiva. Scienza psicognitiva, con la psi davanti. Più soprannaturale che scienza, va precisato. Beh, questo sembra aver catturato la tua attenzione. Potremmo essere sulla strada giusta. Quindi scienza psicognitiva. Futaba, è a questo che stava lavorando tua madre. Ti prego, puoi dirci cos'è successo? Non risponde. Possiamo pensarci più tardi. Sembra che abbia passato davvero tante. Già, ha detto cose come morirò qui. Aspettate. Futaba-chan, hai davvero ucciso tua madre? Ehi, deficiente! La sua morte non è stata un incidente. Cos'è successo veramente? Nevrosi da maternità. È andata veramente così? Han. Abbiamo visto cosa ha fatto, com'è fatto il suo cuore, ma non siamo ancora riusciti a capire niente. La madre di cui ha parlato il capo è completamente diversa da quella della sua cognizione. Vogliamo che sia tu a raccontarci la verità. La mia mamma era la persona che l'ha uccisa. Forse non riesce a ricordare perché il suo cuore è distorto. Mi dispiace tanto, Futaba-chan. È che anch'io ho avuto i miei momenti difficili e mi dispiace. Eccolo! Rubatelo ora! Oh, che bellina sta scena! C'è un meme bellissimo su sta scena! Eccolo! Rubatelo ora! Tieni qui, Yusuke. Aspetta, cosa... Beh, visto che me l'hai chiesto, mia signora, come potrei rifiutare? Missione compiuta! Futaba! Rivuoi indietro i tuoi occhiali? Che ti è preso tutto ad un tratto? Forza, sbrigatevi! È vero, siamo venuti a rubarti il cuore, ma non possiamo farlo qui, in questo momento. Tutto quello che dovevi fare era solo aprire quell'armadio.
Mi spiace che tu ti sia fatta un'idea sbagliata. Non c'è bisogno che tu faccia così. Poverina. Capisco. E allora, scusatemi, ma torno dentro. È tornata dentro. Che significa tutto questo? Era solo uno scherzo. No, ti prego, ascolta. L'abbiamo fatto per un motivo ben preciso. Sa dell'esistenza del mondo cognitivo, ma non capisci come funziona un risveglio del cuore. Futaba, cosa sai del mondo cognitivo? So che è un mondo alternativo basato sulla cognizione, ma non so come raggiungerlo. Voi ci potete arrivare. Prima avete detto di aver visto il mio cuore. Sì, è così. Come ci riuscite? Usiamo un'app per smartphone. Un'app? Sì, inserendo le informazioni necessarie possiamo raggiungere il mondo cognitivo. Servono tre cose: un nome, un luogo e una distorsione. Quindi in questo caso Futaba Sakura, casa di Sojiro Sakura e... Futaba, tu non hai quest'app, vero? Questa... No, non ce l'ho. E invece, stai mentendo. Grazie al cielo. Va bene. Potete portarmi con voi? Cosa dovremmo fare? Cosa lo chiedi a fare? Non può venire con noi, è ovvio. Allora lascerò fare a voi. Bene, e mi raccomando, non dimenticarti della nostra promessa, ok? Va bene, andiamo. Ah, sì, quasi dimenticavo. Il tesoro non comparirà se non faremo leggere questa. Tieni, questa è tua. È una lettera di sfida? È quella che hai preparato tu, leggila. Non ci riesco, è troppo buio. Potresti semplicemente uscire. Mi vergogno. Ma che... Farò in modo che la legga, voi andate pure. Futaba, assicurati di leggerla, ok? Ok. Se ne sono andati? Benissimo. Ora non mi vergogno più. Vediamo. Futaba Sakura, che ha commesso un grave peccato lasciandosi sommergere dall'acidia. Pertanto porteremo via fino all'ultimo dei suoi desideri distorti. No, io morirò. 100%. Grandi pericoli. RTL 102.5. Mene! Ah! Micio, ancora tu? Oh, poverina, si è spaventata. Oh, ma è così carina lei, con quegli occhiali. Io faccio sciogliere dalle ragazze con gli occhiali, porca miseria. Rieccoci. Il livello d'allerta del palazzo è così alto che lo percepisco da qui. Futaba sembra essere contenta di farsi rubare il cuore. Allora, perché sta succedendo questo? C'è qualcosa di insolito in questo posto. Comunque, ora che abbiamo mandato la lettera di sfida, non resta che una cosa da fare. Sì, cavolo, non importa cosa dovremmo affrontare. Prenderemo quel tesoro. Già, però prima vorrei sistemare un attimo le mie persone. Datemi 2 secondi. Siamo tutti pronti? E allora, Futaba, stiamo arrivando. Il nostro unico obiettivo oggi è rubare il tesoro. Avanti! Il nostro obiettivo si trova dietro questa porta. Forza Futaba, aprici la porta. Spero che abbia letto la lettera di sfida. Andiamo, dopo tutto quello che abbiamo passato deve averla per forza letta. E infatti, ecco qua. Perfetto, è aperta. Beh sì, Futaba-chan ha aperto la porta di persona. Comunque il tesoro è più avanti, chiudiamo questa storia. Forza allora ragazzi, avanziamo. Ora vi mostro anche un piccolo shortcut in questa zona. Eccoci qua per la prima volta. Quindi questo posto rappresenta la stanza di Futaba. Già, è senza dubbio il cuore di un hacker. Comunque, dov'è il tesoro? Percepisco un forte segnale sopra di noi, il tesoro si è manifestato. Non sappiamo cosa ci aspetti più avanti, quindi stiamo attenti, avvicinandoci al tesoro. Perfetto, allora venite ragazzi. Dobbiamo muoverci. Dobbiamo fare attenzione a tutte le ombre che ci si preparano davanti. E qui, ecco lo shortcut. 1, saltello e 2. Eccoci arrivati davanti alla porta. Non ci sono dubbi, il tesoro è subito dopo questo punto.
Cosa ci spetterà? Non importa, dobbiamo essere pronti a tutto. Diamoci dentro. Siamo venuti a salvarti, Futaba-chan. Vai allora, salviamo questa ragazza. Usando questo posso risvegliare il mio cuore. Comando vocale? Futaba Sakura. Casa di Sojiro Sakura. E poi qualcosa che riguarda una distorsione. Distorsione. Eh? Non di nuovo. Le allucinazioni sono forti. Aiuto. No. Già, ora ricordo. Quando sono stati qui io, ho scritto loro un messaggio con la parola tomba e... Comando accettato, avvio ricerca dell'itinerario. Ora posso entrare. No. Che carina che è, la sua storia è bellissima, poveretta. Non ce la faccio più. Avvio navigazione. Quindi il tesoro è dentro quella tomba. Che cacchio, non è quello che pensavo di trovare. Ti aspettavi una montagna di pietre preziose o qualcosa del genere? In realtà ci sarebbe quello. Quello? Il tesoro deve essere all'interno. Ok, prendiamolo. Fa attenzione. Tesoro! Che cazzo è? C'è qualcosa qui intorno. Ho un brutto presentimento. E stavolta hai ragione, Ryuji. Che diavolo starà succedendo? Futaba! Comunque qua devo stare zitto, è vero? Shadow? Futaba già noi. Hanno distrutto il sopra della tomba. Che salvataggio! E che scena, ragazzi! E per forza ti fanno credere che allora Makoto sia la sua scelta. Però dai, cacchio! Non è che esiste solo lei! Non avvicinatevi alla tomba del faraone! La sfortuna si abbatterà su di voi! Oh no! Guarda come vola! Così non possiamo raggiungerla! C'è un solo modo! Abbattiamola con le nostre armi e le nostre abilità! Ovvero attacchiamola in tutti i modi possibili, eh? Il punto è... Aspetta, fammi vedere. L'ho attaccata con il fulmine, il nucleare e lo sparo. Con gli attacchi fisici no. Perché non ci arrivo. Occhio, Makoto! Io ho ripreso la vita. Makoto è stata col... Poverina Makoto, ma porca miseria. Ah, ecco perché... Oh, sono stupido io, ecco perché sto iniziando dopo di loro, perché ho messo Fafnir. Oh, che stupido. Va bene, intanto, allora, visto che Makoto è confusa, facciamo la guardia. Noi, invece, termopiliamo tutti quanti i nostri compagni. Forza, è il momento di potenziarvi. Ryuji, ti dispiace fare un colpo di fulmine? Non male. Mi hai fatto ridere, Yusuke, grazie. Sono abbastanza sicuro che non posso colpirla con attacchi fisici perché è distante, ovviamente. Però Fox, non voglio sprecare i colpi. Quanto è volata in alto? Cosa vuole fare? Non ditemi che vuole attaccarci in picchiata. Quella maledetta, quando si decide ad attaccare. Ovvero, fai la guardia a tutti quanti. Tranne noi. Noi direi di fare... una concentrazione. Noi ci concentriamo. Voi altri ragazzi, fate la guardia. Anche tu, Yusuke.
Minchia, che colpo per Makoto. L'ha presa in pieno. Oh, ma ce l'ha con lei, eh. Ce l'ha totalmente contro di lei oggi. Pezzo di merda. Beccati questo. Ma... oddio mio. Quanta vita gli ho tolto perché ho riflesso l'attacco. Oh, è per te la fine, mi dispiace. Mi dispiace, ma per te è la fine. Colpisci la Kaguya. Credo sia morta. Ah, così non va, non riesco a capire quando sta per attaccare. Cosa vuol dire che non capisci? Che ce lo devi dire tu, Mona. Non posso farci niente, ci sono cose che non so fare neanch'io. Beh, in realtà, siccome ha fatto lo schianto, ma noi abbiamo l'abilità di riflettere gli attacchi fisici, è praticamente crepata da sola. Quindi questo è il mio cuore. Non pensavo che fosse così. Dio mio. Eh? Riesci a ricordare? È la lettera di addio. L'hanno letta gli uomini vestiti di nero dopo la morte di mamma. Esatto, ora osserva il prossimo. Questo è quando la mamma si è gettata davanti a quell'auto. Esatto, il prossimo. No. Non fuggire. Pensavo ti fossi decisa dopo aver parlato con i ladri fantasma. Ok, guarderò. Questa sono io che mi lamento. Mamma mi rimproverò per averla infastidita. Sì. Lo sapevo, sono stata io a uccidere la mamma. Era una pessima figlia, era un peso per lei e mi odiavo per questo. È proprio come ricordavo. Ne sei sicura? Eh? Cerca di ricordare tutto, non distogliere lo sguardo. Questo, quando è accaduto? Poco prima che mamma morisse, mi ero messa a piangere perché volevo fare un viaggio insieme a lei. Ma lei mi sgridò e mi disse di no. Non c'è altro. Mamma disse: ora sono troppo occupata, devo portare a termine la mia ricerca cognitiva il prima possibile. E tu? Feci capricci, le dissi che per lei la sua ricerca era più importante di me. Fu allora che mi rimproverò. E poi cosa disse? C'è dell'altro? Non ricordo. Disse: la mia ricerca è quasi finita. Non appena l'avrò terminata andremo dove vuoi. Mi spiace di averti lasciata sola così a lungo, Futaba. Però ti prego, cerca di capire. Questa ricerca è molto importante. Devo completarla, anche a costo della mia stessa vita. Ti odiava? Forse no. Cosa? Sta sorridendo. Ah, la mia testa fa male. Qual è la verità? La tua memoria non mente. Eh? Mi sta chiamando. Come faccio a essere così agile con... a essere così gracile però... Ma che cazzo, non le facciamo un graffio? Beh, mica tanto, Ryuji, l'ho devastata praticamente. Eh? Futaba? Sei entrata nel tuo stesso mondo cognitivo? Una persona che entra nel suo stesso palazzo. Quando questo accade... io... l'hai uccisa? No. Avanti, di qualcosa. È colpa tua! È colpa mia. È colpa mia se la mamma... giusto! Sei stata tu a uccidermi! Un momento, quel mostro è sua madre. I desideri e i sensi di colpa di Futaba devono aver distorto la cognizione che ha di sua madre. In tutto questo tempo, in tutto questo, c'è anche il desiderio di che sua madre fosse ancora viva e quelle urla spettrali. Sei solo un mostro che si è messo sulla mia strada. Vorrei che non fossi mai nata. Avrei potuto pubblicare i miei risultati senza dover sprecare il mio tempo con te. Ho messo il cuore e l'anima in quella ricerca. Sarebbe stata la scoperta del secolo. Che intende dire?
Starà parlando della scienza psicognitiva. Morirai. La tua vita non ha alcun senso. Nessuno ha bisogno di te. A nessuno importa di me. Futaba non sarebbe mai dovuta nascere. Non era altro che una seccatura. Pare che tu abbia dato molti problemi a tua madre, Futaba-chan. Deve aver sviluppato una sorta di nevrosi da maternità. Futaba! Tu sei... Ehi, se continua così saremo nella merda! Quindi, essendo convinta di aver ucciso sua madre e pensando di meritare di morire, Futaba ha dato vita a un palazzo in cui sua madre la vuole morta. Futaba-chan, guarda bene! È impossibile che quel mostro sia tua madre! È solo un'illusione creata da te! Ma... Non ti ha fatto del male, vero? Ce l'ha detto il capo, ha detto che ti ha cresciuta da sola e che hai sempre fatto tutto il possibile. Non è forse un falso ricordo che ti sei stato impresso nella memoria? Un falso ricordo? Ah. Futaba ha costretto tua madre a distruggere le sue ricerche. E pensare che ci aveva lavorato così tanto. Ha perduto il senno ed è colpa tua. Mamma, io... È la sua ombra! Futaba Sakura, ricorda! Tu sei la ragione che l'ha spinta al suicidio. Non eri altro che un ostacolo per la sua ricerca. Come mai credi che si tratti di suicidio? Per quella lettera. Esatto. Sono stati gli uomini vestiti di nero a leggere per te la lettera. Cosa c'era scritto? In quella lettera la mamma si lamentava di me. Il trauma e la sofferenza ti hanno fatto distogliere lo sguardo. Gli uomini in nero continuarono a leggere la lettera davanti ai tuoi parenti. Pensaci bene. Quella lettera era davvero autentica? La madre che ti aveva amato così tanto avrebbe mai potuto scrivere quelle parole? Ti aveva mai detto cose tanto orribili prima di quel momento? No! Mi rimproverava quando facevo i capricci, ma mi voleva bene! Allora, cos'era quella lettera? Era una bugia! Ti hanno usata. Hanno falsificato quella lettera e sacrificato su di te e scaricato su di te le colpe della sua morte. Hanno calpestato il tuo giovane cuore. Reagisci, non puoi perdonare quegli adulti corrotti. È successo perché non riuscivo ad affrontare me stessa o la morte della mamma. E comunque, perché dovevano gridarmi contro in quel modo? Ah. Futaba-chan! Ciò che ti incatena è un'illusione. Una maledizione che ti è stata imposta da individui senza cuore. Lo sapevi fin dall'inizio. E tuttavia ti sei lasciata vincere dalla paura. È così. Lo sapevo. Ma io... È colpa tua. Colpa tua questa volta. Sarai tu a morire. Morirai come ti dicono di fare? O a chi ubbiderai? Alle parole infide di un'illusione infuriata o alla verità che alberga nella tua anima? È colpa tua! È colpa tua! Non lascerò che quelle bugie distorte mi ingannino di nuovo. Non mi farò più fuorviare dalle voci degli altri. Mi fiderò solo dei miei occhi e del mio cuore per distinguere il falso dal vero. Tu non sei la mia mamma. Sei solo una menzogna creata da quegli orribili adulti. Io non... Non li perdonerò mai! Oh, ma guarda un po'. Qualcuno ha appena risvegliato la sua persona. E quello cos'è? Non è una cosa tanto carina, eh. Sono un po' di tentacoli. Questa cosa non è molto bella da vedere, però... Una persona tentacolare. Guarda com'è contenta Futaba. Certo.
Bellissimo questo frame. Questo frame è magnifico. Veramente. Futaba, non è così che ti ho cresciuta. Come ti salta in mente di frequentare gente simile? Beh, mica tanto, eh. Non datevi... Non devi fare altro che obbedire ai miei ordini. Mamma. No, non è lei. Sei solo un mostro. Osi rispondere a tua madre? Sei stata troppo tempo insieme a questi tempistelli, vero? Li schiaccerò. Ah, siamo ricaricati la vita, perfetto. E spero che non anche lei. Maledizione, ci piomberà di nuovo addosso, vero? Cosa facciamo? Tranquilli, ci penso io. Conto su di te. L'aiuto di Futaba è molto utile nel gioco, credetemi. Morirete! E invece, guarda un po', attacco riflesso. Ah, dannati mocciosi! Ora tocca a noi, ci siamo! Evoco in battaglia la nostra arma definitiva! Ecco qua! Una balista! Una balista? Prima battetela con questa, poi pestatela da sangue! Ah, adesso ho capito, avanti! Usiamo la balista! Sì, mandiamo Makoto visto che è quella che sta prendendo più botte di tutti qua! Corri alla balista! Vai Makoto, pensaci tu! Nonostante in realtà non penso che ci servirà la cosa, però... Termopili! Ci pensiamo noi, tranquilla, non ti preoccupare! Yusuke! Congelala un pochino! Saranno anche pochi danni, però... Sempre meglio di nulla. Ah, dopo tutto quello che ho fatto per crescerti, come osi ignorare tua madre in questo modo? Sono tua madre, l'unica che hai in questo mondo orribile. Questo non è vero. Cosa? Perché non lo ammetti? Perché? La mamma è morta. Per quanto io desideri di averla qui con me, non tornerà. È per questo che voglio vivere nel mondo reale, anche se lei non è più insieme a me. Vivrò la vita con tutta la libertà e la gioia possibile. Per sopravvivere in questo mondo orribile, ai bambini serve una madre presente, come me. Capite? Sei fasulla. Sono fasulla? Mia madre è importante e la amo ancora tantissimo, ma tu non sei lei. E non vivrò una vita in cui tutto è deciso da qualcun altro. I figli che sfidano i genitori devono essere puniti. Anche tu verrai punita invece, mia cara Sfinge. Brava Futaba, bel colpo. Vai Makoto, lancia quella balista, forza. Lancia la freccia. Però in realtà, concentrazione. Così noi dopo continueremo con un altro attacco potente. Ryuji, vai di un altro fulmine per sicurezza. Tu, vai di un altro colpo congelante per sicurezza. Giusto per abbassare ancora un po' i danni. Aia Ryuji, ti ha preso. Ragazzi, fate attenzione. Scala è stato colpito. Aia, è rimasto con uno però, dai. Brava Makoto, colpiscila, colpiscila. Faia! L'unica cosa giusta di questa cosa della balista è il semplice fatto che così non attacca più in picchiata, almeno. Ah, come osate! I bambini che non ascoltano la loro madre devono morire! Sta zitta, tu non sei mia madre! Sei solo un mostro nato dalla mia debolezza! Così, continuate ad attaccare, non datele tregua! Forza allora, colpiamo! Un poco poco. Aspetta, fammi vedere una roba. Siamo concentrati per sicurezza? Certo che lo siamo. E allora, mia cara ombra, anzi, cognizione, è l'ora di morire. Frecce splendenti! Speravo molti più danni,
ci ho sperato. Bravo Ryuji, ti curo io, non ti preoccupare. Vai, colpiscila con attacco tempesta. Bravo Yusuke, Makoto, anche tu vai di bomba accecante. Yeah, Wakaba non riesce ad attaccare, tutte quante le statistiche sono state rimesse al loro posto, però ormai è troppo tardi. Tsukiyomi, ali abissali! Ryuji, le sue statistiche stanno tornando normali, e allora vai di attacco furioso! Dai, su, manca probabilmente un colpo. Manca un colpo ed è morta. Anzi, neanche, perché probabilmente lei è scriptato. Come avevo detto, infatti. Futaba, Futaba, Futaba! Non importa cosa dite, Futaba è mia. Non mi deve sfidare, non deve sfidare sua madre. Salveremo Futaba invece. Silenzio, silenzio! Ah, Futaba! Se solo tu non fossi mai nata! Non so cosa abbia detto, ma credo abbia detto uccidetela! Addio, mostro! L'avevo già ucciso con Tsukiyomi, questo nemico. Però era scriptato, quindi. Chissà se si può uccidere senza la balista. Probabilmente sì. 31.000 yen. Sono comunque pochi, ma siamo saliti tutti di livello. Perfetto. Siamo quasi a 300. Ryuji sale di livello con colpo fulmineo. Danno fisico minimo a tutti i nemici da 2 a 4 volte. Al posto di attacco furioso di sicuro. Poi chi altro? Ah, solo Ryuji. Vabbè, meglio di nulla. Futaba! Cacchio, sei incredibile! Certo che lo sono. Wow, ma che roba è? Oh, com'è aderente! Un'altra creatura! Mamma! Eh? Futaba? Hai scelto di ricordare la vera me, ti ringrazio. Scusa se sono stata egoista. Mamma! Non avvicinarti. Non è qui che dovresti essere, non trovi? Ma posso finalmente rivederti. Stai ancora facendo l'egoista? Io ti voglio bene, mamma. Ti voglio bene anch'io, Futaba. Ora va. Ah, giusto, Mejed. Dove vai? A casa, ora so come usare il Navi. Ma... oh, giusto. Se n'è andata. Quella ragazza vive in un mondo tutto suo, eh? Senti chi parla. Se ora è dalla nostra parte... Ehi, e il tesoro? Oh, ce ne stavamo per dimenticare. È vuoto? Ah! Che succede? Non doveva essere qui! Il tesoro era Futaba stessa! Lei se n'è andata, ecco perché è vuoto! Cavoli, si mette male! Che succede? Non solo la vera Futaba è entrata nel suo stesso palazzo, ma ha anche risvegliato qui la sua persona! Questo posto potrebbe crollare da un momento all'altro! Se il suo palazzo sta crollando, vuol dire che abbiamo completato la missione. Torniamo nella realtà. Sarebbe una mossa saggia. Mona, trasformati! Sbrigati! Questa scena che scendono dalla piramide è bellissima. Oh, Dio mio. È così anticlimatica. Porca troia! Miau.
Questa scena non la vorrei discutere, perché si è aperto da dietro ed era tutto morbido e rosa, violaceo. Non voglio discutere di cosa potesse essere quell'entrata. Però anche questo palazzo è andato giù. E ora noi siamo al sicuro. Guarda, ma Anne insieme a Yuso, che poverina. Ehi, siete tutti vivi? Pensavo che fosse la fine. Ehi, levati di dosso. Orca troia. Ah, scusa. Di nuovo. È vero, è la seconda volta che lo mena. Cos'era quel rumore? E voi che ci fate qui? A proposito, dov'è Futaba? Futaba? Che c'entra Futaba? Oh, giusto. Già che ci siamo, perché non entriamo a bere un buon caffè? Oh, ottima idea. Va bene, ma io però non ho sete. Oh, quasi dimenticavo. Devo occuparmi di una cosa. Voi intanto andate pure. Ok, ricevuto. Vabbè, questi sono strani. Aia, che male. Andiamo da Futaba. Sono queste le scene che ti fanno pensare, cazzo, per forza che lui sceglie Makoto. Futaba? Riesci a sentirmi? Ti prego, di qualcosa. Ti prego. È colpa nostra. È successo perché l'abbiamo sconfitta la versione mostruosa di sua madre. No, quello non era altro che un essere cognitivo creato all'interno della sua mente. Distruggendolo non può causare una perdita della memoria o la debilitazione fisica. Cosa dobbiamo fare? Ehi, tu non conosci un medico? Davvero? Lo puoi chiamare? Sì, ma avevo quasi una relazione con lei. La mia visita a domicilio ti costerà, sai? Quanto? Scherzavo. Quindi, quali sono le sue condizioni? La respirazione, la temperatura, il battito e la pressione sono nella norma. È davvero un'anomalia oculare. E nessuna anomalia oculare. Non sono sicura del perché, ma sembra che questa ragazza sia in uno stato di lieve torpore. Inoltre, manca di massa muscolare per la sua età e penso anche che non abbia molta resistenza fisica. Essendo rimasta lì dentro da sempre, sì. Capisco, l'impatto del suo risveglio è stato troppo forte. Probabilmente si sono verificate troppe circostanze anomale. Non possiamo continuare a mantenere il silenzio. Dobbiamo dirlo al capo. Ma così non scoprirebbe le nostre identità? Eppure, dobbiamo diglielo. Non lo pensi anche tu? Andiamo a chiamarlo. È la cosa migliore da fare. Dobbiamo informarlo. È l'unica opzione rimasta. Immagino che non resti altro da fare. Però non deve sapere com'è successo, ok? Ehi, Futaba! Ehi! Che cazzo? Oh, cielo! Riguarda Futaba. Oh, perché quelle facce? Per le condizioni di Futaba-chan. Oh, questo? È una cosa che capita di tanto in tanto. Deve aver esaurito tutte le sue energie. È come se avesse la batteria scarica. Immagino che succeda perché non fa abbastanza attività fisica. Con quel corpicino esile non mi sorprende la cosa. Che cosa? In genere, quando capita, resta in questo stato per qualche giorno. Mi assicurerò che riposi a dovere. Tenetela d'occhio, ok? Vado a chiudere il locale. È stata la scena più bella quando Makoto ha tirato il pugno a Yusuke nei reni qua. È dura descrivere a parole come mi sento in questo momento. Già, io mi sento un po' frastornato. Sono contenta che stia bene, ma adesso come facciamo con Medjed? Ah! Sveglia! Medjed. Oh, sonno, devo dormire un po'. Si è addormentata di nuovo! Futaba-chan! È un po'... quanto avrà intenzione di dormire ancora? E forse non dovremmo nemmeno svegliarla. Cosa fare?
È troppo tardi per trovare un altro hacker. Tutto quello che possiamo fare è aspettare che si svegli. Poverina Futaba. Così caruccia ma piccola esile. C'è il capo con lei, sono sicura che è tutto a posto. Adesso dobbiamo solo aspettare che Futaba si svegli. Sì, è vero, posso uscire però. Se ti senti molto stanco, perché non chiedi a Kawakami di farti un massaggio? Voglio un massaggio. Oh, va bene. Ok, ti aspetto. Ai. Oh, fremendo in questo punto dovresti sentire un forte dolore. Oh, hai sussultato un pochino, eh? Col gatto lì. Ah, così dovrebbe andare. Sento il mio corpo molto più leggero. Oh, pare che abbia funzionato. Ok, bene, vado a casa. Ciao anche a te, Kawakami. Kawakami, sempre molto disponibile. Grazie. E ora, salviamo.